Io passerei ora il microfono a Franco Gabrielli, a capo della Polizia, Polizia di Stato, sempre in prima linea in questa nostra storia italiana, oggi e come sempre. Sono io che ringrazio lei, ringrazio la RAI, del suo presidente Foa, ringrazio la ministra Azzolina e anch'io mi associo come procuratore a un plauso particolare a Giovanna Boda, che è un motore inesauribile, alla professoressa Falcone, a Tina Montinaro, a cui mi legano sinceri sentimenti di affetto. Grazie veramente, grazie perché, come lei ricordava prima, viviamo un tempo sospeso e forse in questo tempo sospeso sarebbe stato forse anche più semplice, proprio perché le modalità di partecipazione erano complicate, passare oltre. Invece la RAI, il Ministero dell'Istruzione, la Fondazione, tutti quelli che hanno lavorato, il Procuratore Nazionale, hanno voluto fortissimamente che anche in questo tempo sospeso, o proprio a maggior ragione in questo tempo sospeso, ci fosse la possibilità di ancorarci, di aggrapparci a qualcosa che rappresenta nel vissuto di questo paese due momenti tragici, ma anche due momenti che hanno costituito una ripartenza e una significativa risposta. E quelle 11 persone, quei tre magistrati, quegli 8 colleghi, grandi magistrati come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, Francesca, la moglie di Giovanni Falcone, e i miei colleghi, financo la più giovane, Emanuela Loi, stavano lì, non a caso, non per caso. E io credo che oggi, in questo momento così complicato, dove il procuratore, dove il presidente della RAI hanno richiamato noi tutti a un rinnovato senso del dovere, credo che chi meglio di loro rappresenti per tutti noi, che viviamo certamente un momento difficile, ma rispetto al loro sacrificio, che cos'è il nostro sacrificio, che cos'è, cosa sono le nostre sofferenze. E credo che in questo momento, proprio in cui il paese deve ritrovare se stesso, deve ritrovare in se stesso le forze, per affrontare un qualche cosa di oggettivamente straordinario, queste persone sono dei modelli a cui ci dobbiamo riferire. E consentitemi anche, perché poi sarebbe ipocrisia non accennare, anche in un tempo nel quale ancora una volta si fanno roventi polemiche sull'antimafia. Ecco, noi siamo un po' stanchi del fatto che dell'antimafia si parli soltanto per le polemiche che suscitano e non per i risultati che si conseguono. E siccome Giovanni Falcone, rispetto al loro sacrificio, che cos'è il nostro sacrificio? Che cos'è? Testimone di come nel nostro paese c'è questa capacità di distruzione, questa capacità di impoverire i dibattiti, di non fare fronte comune rispetto a una minaccia reale che anche in questi tempi rappresenta una minaccia per la crescita del paese, per la ripartenza del paese. Allora, grazie, grazie veramente a tutti quelli che hanno consentito tutto questo, che consentiranno di ricordare ancora una volta con la dignità che si impone il 23 di maggio, perché ricordando il 23 di maggio, ricordando il 19 di luglio, ricordando i magistrati e i miei colleghi, ma insieme ai miei colleghi, a tutti gli operatori delle forze di polizia, delle forze armate, delle forze della polizia locale, che in questo momento stanno dando un grande contributo per la ripartenza del paese, riconosciamo in quel modello di senso del dovere, di attaccamento all'istituzione e anche con uno sguardo di speranza, perché credo che oggi più che mai uno sguardo di concreta speranza sia quello che serve al nostro paese.